Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento questa videoguida per spiegarvi live come si può cambiare la build del proprio telefono, ovvero se abbiamo un cellulare, un Galaxy Nexus non con la versione Google Experience, possiamo fare in modo che lo diventi. Il passaggio è piuttosto semplice, trovate già tutti gli strumenti su Nexus Lab, però magari una videoguida può darvi qualche sicurezza in più. Noi abbiamo già il Galaxy Nexus con la versione Google Experience, però vi indicheremo comunque i passaggi. Prima di tutto dovete capire qual è la vostra versione. Possiamo andare su Android System Info, andare su Sistema, Build, e lì possiamo vedere la versione del prodotto. Abbiamo noi la YaQ, versione Google Experience, infatti gli aggiornamenti ci arrivano senza nessun problema. Quindi per fare questi passaggi dobbiamo iniziare con lo scaricare il toolkit che potete trovare sia sul sito con il link a questa videoguida. Il toolkit, che vi faccio vedere direttamente sul computer, abbiate pazienza, ma una ripresa di questo genere risulta difficile da fare, quindi se la camera non è allineata benissimo abbiate pazienza. Questo è il nostro toolkit aggiornato all'ultima versione Galaxy Nexus. Se lo andiamo ad aprire, sì, si aprirà in questo modo. Adesso il toolkit vi chiederà come prima cosa che versione del sistema operativo avete. Voi potete mettere la versione precisa vostra, ovvero se avete una YaQ come noi potete mettere una la 4.04, la 4.1, 4.1.1, però probabilmente se guardate questo video avete una versione che magari non è neanche presente in questo toolkit, quindi potete mettere una qualsiasi ice cream come per esempio la 4.0.2 se avete questa versione anche non YaQ. In questo modo noi andiamo a digitare 3 sulla tastiera, digitato 2, 3, ok, e si apriranno le opzioni. In queste opzioni è possibile fare di tutto. Prima cosa però è necessario installare i driver sul PC. Purtroppo per installare i driver sul PC Windows abbiamo fatto fatica sia col toolkit sia con i driver classici. Infatti abbiamo la nostra guida sul sito, la trovate allegata all'articolo, e possiamo installarlo tramite un altro sistema. Se non installerete i driver purtroppo non potrete procedere perché il telefono non verrà visto. Allora andiamo avanti. Se noi prima di fare tutte queste operazioni vogliamo, dopo aver installato i driver, faccio vedere solo una cosa: se per esempio noi andiamo a fare uno installazione disinstallazione dei driver, come potete vedere in alto verranno tutte le istruzioni in inglese, ma è molto semplice, tutte le istruzioni per i vari passaggi. Abbiamo sia i driver per Windows XP, Vista 3264 bit, Windows 7 3264 bit. Facciamo la nostra scelta, per esempio Windows 7. Ok, come potete vedere adesso ci pone quest'altro quesito. Noi abbiamo i driver già installati, infatti collegando il terminale via USB colleghiamo al volo. Ok, sul pannello di controllo andiamo sul sistema, gestione dispositivi,
andiamo a vedere se rivela il nostro Galaxy Nexus. Lo dovrebbe inserire in dispositivi portatili solo se ha installato nel modo corretto i driver. Il Galaxy Nexus verrà inserito in questa opzione. Se i driver successivamente il tool non dovesse vedere il vostro dispositivo, disinstallate manualmente questi driver e installateli o col tool o con gli altri sistemi. Andiamo a chiudere e procediamo come segue. Chiudiamo un attimo il tool, riapriamolo. Ok, andiamo a scegliere una opzione 3. Allora, successivamente, se volete, potete fare il backup parziale dell'intero sistema. Noi lo consigliamo sempre, intanto non è non succede niente a fare un backup, anzi è sempre consigliato. Successivamente potete fare un unlock, dovete fare anzi un unlock del bootloader. Potete trovare sia la guida per utilizzare un altro sistema manuale sul vostro PC, molto semplice anche quello, oppure potete seguire le istruzioni del tool. Come potete vedere, vi dice che andando a sbloccare o riluccare il andare a bloccare, diciamo, il bootloader, si andrà a cancellare tutta la memoria. Quindi mi raccomando, salvate tutto. Fatto questo, vi comparirà una schermata sul vostro terminale che possiamo andare a vedere direttamente sul sito. Vi mostro anche i passaggi dove andare a vedere tutte le nostre guide. Se andate sulla nostra home page, Hacks and Mods, potete trovare la sezione Galaxy Nexus. In questa versione trovate parzialmente quello che ci serve, ovvero se non vi funziona il tool potete utilizzare questa guida per andare a sbloccare il bootloader. Questa sarà l'immagine che andrete a vedere. Cliccando su sì, non è touch, dovrete usare il bilanciere del volume, andrete a sbloccare il telefono. Durante quando andrete a sbloccare il telefono, nel caso capitasse qualcosa e lo portate in garanzia, se si accorgessero che avete sbloccato il bootloader, andrete a incorrere in alcuni rischi, ovvero la garanzia potrebbe non essere più valida. Eccoci qua. Successivamente potete installare una qualsiasi altra firmware. Per fare questo cosa dovete fare? Come potete vedere, saltate il passaggio 4 che praticamente vi consente di fare il root del vostro telefono, cosa che non avete bisogno in questo momento, ma passate direttamente al 9. Potete scaricare, estrarre e installare i firmware di base di Google. Se facciamo 9, ok, possiamo andare a scaricare il firmware che ci interessa. Prima dovete per forza obbligatoriamente scaricarlo. Vediamo se riesco a allargarvi l'immagine. Facciamo uno. Vi chiederà la versione da installare. Naturalmente voi dovete installare una Yaqu Maguro. Io vi consiglio di partire o dalla 4.0.1 o direttamente dalla 4.0.4. Non esiste ancora, non è ancora stato rilasciato intero firmware di Jelly Bean. Comunque, appena andrete a installare una di queste due, ci sarà l'aggiornamento. Io vi consiglio di passare direttamente al 4.0.4. Vi si notificherà immediatamente
l'abbiamo già testato, il l'update, scusate, ad Android Jelly Bean. Forse c'è ancora un update intermedio di circa 4 MB, ma è solo preparatorio all'arrivo di Jelly Bean. Quindi a questo punto fate 5, in questo caso. Lui vi dirà che salverà il firmware in questo percorso. Naturalmente il toolkit, quando poi andrete a selezionare installa immagine, andrà a pescare direttamente questa immagine. Vi dico già che il download tramite il toolkit è piuttosto lento. Per scaricare circa i 180 mega necessari ci è voluto più o meno un'oretta, dipende dai momenti, ma i tempi sono questi. Facciamo finta che sia andato tutto per il meglio, abbia scaricato tutto. Eccoci qua, stasera scarica veramente da Dio, diciamo 5 minuti. Una settimana fa ci abbiamo impiegato un'ora, meglio così. Chiudiamo, riapriamo. Voi potete non fare questa operazione, è giusto per accelerare i tempi. Ok, andiamo su 9 di nuovo. Ok, a questo punto possiamo dirgli vai a installare l'immagine. Facciamo 2, noi ve lo facciamo solo d'esempio perché l'abbiamo già fatta. Ci sono tutte le avvertenze, dice dove andrà a prendere il file immagine che ha appena scaricato. Se siamo sicuri dopo aver letto tutto questo, facciamo yes intero, non solo la y, mi raccomando. Sposto solo un attimo la telecamera, fate in questo modo e cliccate invio. A questo punto farà tutto da solo. Mi raccomando, sono sempre importanti i driver. Se avete installato male i driver, purtroppo non vi vedrà il telefono e non riuscirà a procedere. Fatto questo, per ripristinare, se volete, la garanzia, potete andare a installare nuovamente il bootloader. Questa volta selezionate la vostra versione, selezioniamo sempre 4. Come potete vedere abbiamo di nuovo la parte 3, possiamo fare 2 e andiamo a ribloccare il bootloader. Unica cosa, potete utilizzare questo toolkit naturalmente per altre infinite cose, come fare il root semplicemente, o per tutte queste altre operazioni. Spero che questa guida vi possa essere utile. Più che altro i passaggi sono semplici, vi voglio solo dimostrare che quasi tutti possono fare queste operazioni. Naturalmente ci sono comunque dei rischi, quindi fate attenzione. Se non ve la sentite, magari chiedete l'aiuto di un amico, oppure anche solo l'assistenza. A volte in due si riesce meglio. Un saluto da Alessandro per Nexus 3.